Ciao a tutti ragazzi, sono Credo, benvenuti in questo video. Raga, oggi mercato che farei della Lazio. Come sapete io sono romanista, per cui cioè fare il mercato che farei della Lazio per me è stato molto complicato. Però ho cercato di essere più realista possibile. E forse solo un colpo è un po' fantasioso. O due, dipende, fate voi. Comunque la Lazio giocherà con il 4-2-3-1, perché Baroni gioca con il 4-2-3-1. Cerco di fare una Lazio che può puntare alla Champions, allenatore come mi ha detto Baroni. Il monte ingaggi della Lazio è di 39 milioni e ho voluto partire con 10 milioni di budget trasferimenti, perché sappiamo l'utile come è fatto. Però tra le vendite eccetera siamo riusciti ad arrivare a 35, per cui partiamo subito. Parliamo però del Mandas e Forlal netto e rimango così. Pravedel sarà il primo, Mandas sarà il secondo, o si alterneranno, e Foraletto sarà il terzo. Difensori abbiamo Romagnoli, Casali, Cila, Patrick, ne manca uno. Spendo 15 milioni e vado a prendere Gatti dalla Juve. Io farò 1,5 milioni di stipendio, penso che ti ci viene tranquillamente. E andiamo sulla fascia sinistra, abbiamo Nuno Tavares, Pellegrini, Salim e Milani. Milani lo presto e vado a risparmiare 600.000 euro dal monte ingaggi, mettendo Nuno Tavares, Pellegrini e Salim. Adesso abbiamo Marusic, che lo vado a vendere per 5 milioni e vado a risparmiare 900.000 euro. Isai, Lazzari, che lo vado a vendere a 5 milioni e risparmio 1,7 milioni, e qua spendo 10 milioni e mi vado a prendere Calabria dal Milan, offrendogli 2 milioni di euro l'anno. Penso che ti ci viene tranquillamente. Immediatamente abbiamo Rovella, Cataldi e rimango così. A Genova abbiamo Guendouzi, Castrovilli, Marcos Antonio, che lo vado a vendere a 5 milioni e risparmio 800.000 euro. Basic, che lo vendo a 5 milioni e risparmio 1 milione e 4. Vesino, che rimane. HPro rimane. Bashiru, che rimane. Anderson, che lo presto e risparmio 500.000 euro. E vado a prendermi qui a parametro 0 Rabiot, offrendogli 5 milioni di euro l'anno, perché 7 non glieli daranno mai, ma 5 forse sì. Hernandatis, Assari probabilmente glieli daranno pure a Rabiot. A sinistra Zaccagni, Fernandez, che lo presto e vado a risparmiare 200.000 euro, e Isaksen, che rimane. A destra abbiamo Noslin, che rimane, Schwana, che rimane, Cancelleri, che lo vado a vendere a 5 milioni e risparmio 800.000 euro, Pedro, che rimane, Gonzalez, che lo presto e vado a risparmiare 100.000 euro. Abbiamo Castellanos, ci rimangono solo 10 milioni di budget trasferimenti. Vado dalla Salernitana, quindi retrocessa, offro 10 milioni, mi vado a prendere Buonadia e gli offro 2 milioni e mezzo all'anno. Te ci viene, per tornare anche in Serie A, una squadra più forte. Andiamo a vedere la formazione. Prove del porta comanda se Forlanetto pronti a subentrare. A sinistra Montavares, Pellegrini, Salim. Centrali Romagnoli, Gatti con Casale, Gila, Patrick. A destra Calabria con Isai. Mediana Rovella con Cataldi pronto a subentrare. Mezzali Guendouzi, Rabiot con Castrovilli, Mashuru, Vesino e HPro. A sinistra Zaccagni con Isaksen pronto a subentrare. A destra Noslin con Pedro e Schwana pronti a subentrare. In avanti Dia con Castellanos pronto a subentrare. Il budget trasferimenti è arrivato a zero. Con le vendite e i prestiti, dai 39 milioni di budget ingaggi siamo arrivati a 32, ma qui a questi siamo arrivati a 43, quindi abbiamo aumentato il monte ingaggi di 4 milioni, e penso che può andare bene, perché se la Lazio vuole ambire ad arrivare in Champions deve anche iniziare a spendere. E niente ragazzi, per questo iscrivetevi, attivate la campanella, fatemi sapere che se questa Lazio che ho costruito da romanista, comunque cioè, secondo me è una bella squadra e può arrivarci in Champions. Fatemi sapere, secondo voi, se può arrivarci. E niente, noi ci vediamo come sempre con un video. Ciao ragazzi.